Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Francesco Caltagirone. Buonasera. Alla sua prima intervista televisiva, quindi un grande grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto per presentarla, visto che lei in televisione non ci va mai, forse il grande pubblico non la conosce, citerei il Financial Times, che di lei ha scritto: è uno dei più ricchi industriali italiani e forse il più influente uomo d'affari che operano dietro le quinte. Si riconosce in questa presentazione? Beh, ci sono due affermazioni. La prima sul patrimonio. Ho lavorato esattamente 47 anni e ho avuto fortuna e obiettivamente ho un patrimonio rilevante. Quindi obiettivamente è ricco. Diciamo che è un patrimonio rilevante, è un patrimonio industriale naturalmente. La seconda affermazione va distinta. Se influenza è influenza negli organi che io frequento, le associazioni, i consigli di amministrazione, penso che sia anche giusto. Se invece si parla di un tipo diverso di influenza, non sono io che devo giudicare, anzi me lo dica lei se è vero o no. Ma insomma, credo che quando si dice che un uomo come lei ha una grande influenza dietro le quinte, vuol dire che intanto è poco esposto da un punto di vista mediatico, e lei appunto in televisione non ci va mai. E in genere le persone che vanno poco in televisione sono persone che hanno un grande potere. Adesso vediamo, perché avremo modo di conoscerla un po' meglio nel corso della nostra puntata. Senta, ingegner Caltagirone, io comincerei intanto con Roma, no? Perché Roma in pochi mesi ha cambiato il Papa, ha cambiato il governo e ha cambiato il sindaco della città. Quale di questi cambiamenti la appassiona di più? Allora, il cambiamento del Papa è un cambiamento che dà la conferma di quello che è successo da 2000 anni. La Chiesa per 2000 anni si conserva perché ha la capacità di adeguarsi ai tempi e di rinnovarsi. Un grandissimo Papa come Papa Wojtyła prima, un po' di restaurazione dopo e un nuovo ciclo di cambiamento successivamente con la tregua in mezzo. E lei è credente, ingegnere? Magari io sono laico, e anche se di educazione cattolica condivido tutti i principi e tutta l'etica cattolica, e i miei studi l'ho fatto in una scuola cattolica che poi fanno parte dell'etica del paese, no? Appunto. E magari noi avessimo in Italia la capacità di rinnovamento e di cambiamento che ha avuto la Chiesa. Siamo un po' auspicabile. Il resto del paese siamo un po' più lento, vero? Sì, molto più lento. Molto più lento e molto più indeciso. Senta, ingegnere, nella campagna elettorale per Roma lei ha sostenuto apertamente l'imprenditore Alfio Marchini, no? Che poi ha ottenuto circa il 10% dei voti. Lei considera la vittoria di Ignazio Marino una sua sconfitta, sua, di lei? Guardi, le elezioni non sono la Roma e la Lazio, non c'è uno che vince e uno che perde. È un confronto democratico. Io ho ritenuto che gli schemi dei partiti alla fine fossero molto vicini l'uno all'altro e ci fosse bisogno di un cambiamento. La borghesia, se posso usare questa parola romana, a differenza per esempio di quella milanese, non ha mai espresso un sindaco negli ultimi, che io ricordi, e non ha mai espresso qualcosa. Era giusto che dalla società civile uscisse un personaggio, e mi sembra Marchini adeguato come culturalmente, adeguato perché fa parte della tradizione romana, e quindi è un esperimento che andava coltivato. E che dovrebbe continuare, perché credo che Marchini abbia creato creerà un suo movimento, no? Quindi lei vorrebbe che restasse in politica. Io credo che
avere preso senza lo strumento dei partiti circa il 9,5%, il 10% in 6 mesi, in 5 mesi di preparazione, perché guardiamolo, sono 130.000 voti in 6 mesi col 45% dei votanti. Marino ha vinto. Cosa si aspetta da Marino lei adesso? Ecco, Marino ha vinto in modo netto. La democrazia è fatta così, una parte vince, un'altra non vince, però chi vince è il sindaco di tutti. Marino è il mio sindaco, perché io sono un romano e se farà bene per Roma siamo pronti a dargli una mano e a applaudirlo. Siamo in rodaggio, ci vogliono 6 mesi, Roma non ha bisogno di enunciazioni, Roma ha bisogno di fare. Qual è la cosa più importante che Marino dovrebbe fare? Fare funzionare la città, il traffico, la pulizia, la metropolitana, gli autobus, i vigili, tutto quello di cui tutti i romani, se si riuniscono una sera e ne parlano, tutto quello che manca, le cose pratiche. Senta. Volevo aggiungere una cosa, che naturalmente nella misura in cui Marino farà delle cose buone per Roma, per quello che conta, il mio modesto appoggio ci sarà. E non per appoggiare Marino, ma per appoggiare Roma. Beh, tra l'altro ricordiamo, è anche il proprietario del Messaggero, che è il giornale di Roma, ma non solo, perché è un giornale importante anche a livello nazionale. Ingegnere, a lei piace il governo di Enrico Letta? Il governo di Enrico Letta esce da una situazione travagliata, è stato difficile fare questo governo, è una soluzione... cosa mi piace? Mi piace che ci sia una maggioranza larga. Io credo che il nostro paese si è consumato nelle discordie e che più è larga la maggioranza, più c'è un tentativo di ritornare alla concordia. Noi dobbiamo trovare la strada per tornare alla concordia. A Siena esistono due bellissimi affreschi, il buon governo e il cattivo governo. Sono l'allegoria della concordia e della discordia. Il buon governo ci sarà quando tutti gli italiani si sforzano nella stessa direzione, perché siamo in emergenza e ne abbiamo bisogno. E quindi pensa che Berlusconi faccia abbastanza per la concordia? Oggi per esempio ci sono state di nuovo polemiche perché sembra che il PDL voglia, cioè ha riproposto di nuovo il tema della giustizia che invece non era nel programma di governo. Scaramucce. È un tentativo di concordia, non si è raggiunta la concordia. È un tentativo. Certo. A questo proposito, siccome oggi Renato Brunetta, che è il capogruppo del PDL alla Camera, ha detto al Financial Times che lo stato delle finanze italiane è come la formula della Coca-Cola, è un segreto. Le vorrei chiedere, lei teme qualche volta che il nostro paese possa fallire? La parola fallimento l'ha usata lei. Io temo che il nostro paese possa avere una situazione di difficile sostenibilità del debito. Noi abbiamo preso una strada pensando che attraverso quella strada otterremo il risanamento. Qualunque cura ha degli effetti collaterali. Per il momento l'effetto collaterale, gli effetti collaterali più visibili con la cura Monti sono la ridotta coesione sociale e la deindustrializzazione del paese. Sono prezzi troppo alti. Tutto questo per garantire in questo momento la rendita. Cioè, ma lei ha citato la cura Monti, qui adesso però siamo già alla cura Letta. Adesso bisogna, ho capito, però il problema è la risposta a una domanda a cui non la so dare. Io pongo una domanda, questo debito è comunque sostenibile? Quando un debito non è sostenibile, che cosa si fa? In genere non si paga. Uno Stato non può non pagare un debito. Che cosa ha fatto normalmente? Ha stampato o ha accelerato moneta. L'inflazione. Noi siamo nell'impossibilità di usare questo strumento. E allora o facciamo capire all'Europa che tutta l'Europa deve stampare, perché non è un problema solo nostro, è un problema di tutti i paesi, anche della Francia, oppure inevitabilmente ci porremo il problema
un giorno se possiamo rimanere nell'euro. Pensa che ce lo chiederemo molto presto, o pensa che tutto o quasi tutto dipenda dal 22 settembre, dalle elezioni tedesche, che faranno casomai cambiare opinione al governo tedesco? La Germania è rigida in maniera non ragionevole. Unirsi ad altri significa fare gli interessi di tutti e non avere una linea unica. L'euro è una realtà, come tutte le cose nuove hanno una fase sperimentale. Credo che dobbiamo arrivare a una ridefinizione degli obblighi. Chi tratterà per l'Italia deve avere una posizione molto dura. Enrico Letta, che è al Consiglio europeo per l'appunto da oggi, pensa che abbia abbastanza polso per come dire, recapitare anche un messaggio di fermezza e di durezza? Io penso che se vuole lo ha, poi il resto è una scelta. Questa è una scelta politica. L'Italia in genere media troppo. Anche in questo frangente? No, sempre. L'Italia è il paese della mediazione. Nel bene e nel male. Eh sì. Senta, ingegnere, lei ha detto che per la prima volta, mi sembra sempre in questa intervista che ha fatto a dicembre al Financial Times, che per la prima volta in 45 anni di attività imprenditoriale sta navigando a vista perché non c'è visibilità sul futuro. Per ritrovare la rotta, che cosa servirebbe? Servono nuovi timonieri o nuove bussole? Nuove strade. Servono percorsi diversi. Noi stiamo percorrendo questa strada che ci sta portando dove siamo andati. Oggi la necessità di, vede che si parla anche di tasse, di tutto, la necessità che noi abbiamo è quella di riuscire a rispettare il debito pubblico. La riteniamo una priorità. Ma se il paese ne uscisse deindustrializzato da questa situazione, nessun paese si può permettere di essere deindustrializzato. Vede, nel 500, quando arrivò il primo oro dall'America in Spagna, gli spagnoli smisero di lavorare perché avevano questo enorme flusso d'oro e non ritennero di e importarono tutto. Quest'oro passò nelle mani di chi gli vendeva i prodotti, la Francia e l'Inghilterra, e fece nascere l'industria in Francia e in Inghilterra. Finito l'oro del Sud America, la Spagna era il paese povero, gli altri due erano ricchi. Non possiamo passare attraverso una fase per nessun motivo di deindustrializzazione del paese. Tutti questi posti di lavoro che si perdono, tutte queste aziende che chiudono, ci portano verso una strada di incertezza. Ecco perché non ho visibilità. Io non ho capito dove andiamo a finire. Ho capito, se non lo ha capito lei, immagini un po' il resto degli italiani. Senta, visto che appunto stiamo descrivendo la condizione economica dell'Italia in termini assai cupi, lei sarebbe favorevole a una patrimoniale sulle grandi ricchezze? Io penso che quando il paese ha bisogno tutti si debbano sacrificare. Mio nonno e mio padre nella loro vita hanno avuto le guerre mondiali. Un fratello di mia madre è morto in guerra. Hanno avuto i figli morti. Per il proprio paese si può anche morire. Ci può chiedere un sacrificio a una condizione, che non sia per continuare la festa, per continuare la distribuzione del denaro a chi l'ha percepito finora, per il risanamento. Sì, allora sì, una tantum per risanare il paese si può fare anche un grande sacrificio. Ma quando lei parla di... Equo è ripartito, cioè tutti sono andati in guerra, dal figlio del re alla persona più modesta sono andati tutti in guerra, ecco, deve essere così. Diciamo che le persone più modeste in genere sono più controllabili sul fronte, per esempio, fiscale, no? I grandi evasori forse stanno Lei sta parlando di patrimonio in questo caso. Il patrimonio, sì. Il patrimonio non è sempre rintracciabile. Non ce l'hanno tutti. Senta, lei è il secondo azionista privato di Unicredit, no? Oltre che di Generali, di cui è anche vicepresidente. Non crede che
ci sia una grande responsabilità delle banche nella crisi economica italiana? No. Io penso che le banche hanno il primo dovere di una banca è restituire i soldi ai depositanti. Quindi possono fare delle cose, ma non mettere a rischio la sicurezza dei depositi. La qualità del credito è molto peggiorata con la crisi. I distanziamenti delle banche a fine anno per a fronte dei possibili insoluti sono più che raddoppiate. Non ci dimentichiamo che le banche hanno sostenuto il debito pubblico italiano ricevendo molta moral suasion per comprare i titoli di Stato. E tutto quello che hanno comprato di titoli di Stato è stato sottratto al ciclo dell'economia. I soldi non si possono dare allo Stato. Anche questi sono soldi che hanno preso dalla Banca Centrale Europea, no? Sì. A un tasso bassissimo e che poi non sono finiti però ai tanti imprenditori che sono in crisi. Le dico questo perché le banche italiane vengono spesso accusate di prestare il denaro soprattutto a una cerchia di amici che poi molto spesso non danno garanzie di essere in grado di restituire questo denaro. Questo è un problema del sistema creditizio italiano? Guardi, io ritengo, noi viviamo in un paese che è sovradimensionato come struttura produttiva. Faccio un esempio banale di casa nostra. Qualche anno fa, 3 anni fa, si vendevano 52 milioni di tonnellate all'anno di cemento, adesso se ne vendono 22. Gli impianti sono adatti a produrre 52 milioni. Non è il denaro che serve per fare gli investimenti. Gli investimenti ci sono in Italia, è il mercato che manca. Chi le chiede denaro non è per fare un nuovo investimento, perché allora si trova il denaro. Normalmente è qualcuno che ha delle difficoltà e non riuscendo a mantenere l'azienda sana cerca un aiuto nelle banche. Ma questo rientro è incerto. Naturalmente le banche devono fare di più, sono d'accordo, ma anche lo Stato può garantire in una certa misura i crediti delle banche. Io penso che le banche italiane non abbiano una particolare responsabilità nelle crisi. No. Non si possono esporre più di tanto. Perché Però si sono esposte tanto, no? Alcuni istituti di credito. Appunto, quindi non esponiamoci più di tanto, perché poi avremo dei problemi col sistema bancario. Quindi lei vigilerà, tra virgolette, anche su questo, essendo secondo azionista privato di Unicredito. No, io in consiglio di amministrazione c'è mio figlio, non ci sono io. Comunque è indubbio che Unicredito i risultati positivi li ha in Polonia, in Turchia e in altri paesi e in Italia non sono altrettanto buoni. Senta, ingegnere, Mediobanca ha deciso di vendere molte partecipazioni rilevanti da RCS a Telco, a Generali per l'appunto anche. È la fine del più importante cosiddetto salotto buono della finanza italiana, secondo lei? Io credo che con questa crisi tutte le aziende, anche Generali lo stanno facendo, si stanno concentrando sul core business e quindi trovo giusto concentrarsi sul proprio lavoro e non occuparsi di partecipazioni. Le partecipazioni si comprano quando ci sono delle eccedenze, quando i tempi vanno bene sono delle riserve investite così. Quindi a me pare sano quello che sta facendo Mediobanca, il salotto buono. Dipende, quello che chiamano salotto buono o hanno chiamato salotto buono era un circolo, un piccolo club di una serie di imprenditori e che non si sono accorti che intanto esisteva Ferrero che cresceva, esisteva Del Vecchio, esisteva Benetton e modestamente anche noi, che non abbiamo mai fatto parte di questi salotti. Quindi ci sono estranei. E quei salotti... Perché non ne avete mai fatto parte? Perché era un circolo in cui si entrava per cooptazione. E vede tutte queste persone che ho citato, e tantissimi, Della Valle, e tantissimi nuovi affluenti. Il paese cambia, tutto cambia, e anche le aziende di successo cambiano, non sono eterne. E mentre nel club c'erano gli Orlando, che non esistono più, i Gresti,
c'erano una serie di imprenditori, Lucchini, e quindi là era qualcosa che era in esaurimento e dall'altra parte cresceva. Non c'è stata osmosi, è stato un errore. Tutte le società, quando c'è chi sta dentro la torre che non permette a nessuno di quelli che stanno fuori di entrare, sono società che alla fine arrivano con la... Le rivoluzioni nascono dall'impossibilità di nascere, di entrare nella torre in modo normale, ma bisogna fare qualche cosa di eccezionale per entrarci. E a questo punto si è esaurito, quel sistema si è esaurito. Ed è un bene. Per me, secondo me, oggi ha fatto il suo tempo, oggi sì. Non voglio giudicare il passato, anche perché... Ma oggi è un bene che questo cosiddetto salotto buono si stia estinguendo, sì. Diciamo. Senta, ha citato prima Della Valle, le volevo chiedere come andrà a finire secondo lei la partita RCS Corriere della Sera, e pensa che Diego Della Valle potrebbe essere un buon editore? Parto dalla seconda domanda. Un buon editore, secondo me... Dunque, Diego Della Valle, per quanto lo conosco io, ha sempre avuto la passione per la carta stampata. Mi ricordo in vacanza, quando lo incontravo, aveva sempre qualche direttore di giornale, magari straniero, a bordo. Quindi è una persona che ha una grande passione. È molto capace come industriale e come organizzatore. Penso che lo potrebbe fare bene, questo sì. Quindi se gli dovesse dare un consiglio adesso, in questa partita dove Della Valle insomma non ha ancora ben deciso quanto lasciarsi coinvolgere, cum grano salis, perché bisogna vedere, perché ci possono essere necessità importanti. L'azionista ha un ruolo anche sociale, la proprietà ha un ruolo, e il motivo per cui l'economia del socialismo reale è naufragata è la mancanza di proprietà. Nel caso del Corriere della Sera si è creata una proprietà diffusa che ha permesso, grazie ai grandi direttori che ha avuto e ai talenti che ha dentro, sia come collaboratori sia come giornalisti, di rimanere quello che era il più grande giornale italiano. Lo dico, è un mio concorrente, gli faccio i complimenti, è il più grande giornale italiano. Però mentre tutto questo succedeva, e quindi è stata lasciata questa la mancanza di un azionista, forse l'ha lasciato più libero, e poi è nato il disastro economico. La stessa mancanza l'ha portati ad avere la necessità di questo aumento di capitale. Ecco, quindi la proprietà ha una funzione, senza proprietà si va a finire nelle paludi. Ma è come finirà questa partita adesso? Questo non lo so. Non lo so. Un po' lo sa. No, come faccio a saperlo? Cosa si augura? Che il Corriere della Sera possa essere ancora il grandissimo giornale italiano e che trovi un equilibrio economico. Difficilissimo, perché i tempi sono difficili, non per il Corriere, per tutti, anche per il nostro gruppo. Senta, parlavamo di generali. Anche le generali potrebbero cambiare azionisti di controllo e potrebbe finire in mani straniere? Allora, la domanda è, le generali sono contendibili? Sì. L'azionista di maggioranza, che è Mediobanca, è il 13%, un gruppo di azionisti privati, un altro 10%, fa il 23%, se fanno un'OPA. Sì. È teoricamente possibile, certo. Monte dei Paschi di Siena, lei ha lasciato la banca senese giusto in tempo prima che si scatenasse la grande bufera, no? Visto che la banca di Siena viene risanata anche con soldi pubblici, lei pensa che dovrebbe essere parzialmente nazionalizzato il Monte dei Paschi di Siena? Io penso che se una banca ha bisogno di soldi, bisogna trovare i soldi per mandarla avanti, per il solito discorso che deve essere garantito il sistema e i depositanti. Se non si trovano soldi privati, lo Stato deve fare supplenza e deve entrare come azionista. Abbiamo l'esempio, io penso a Citibank. In America, quando c'è stata la crisi, Citibank quotava prima della crisi $100, è andata $1 l'azione. Lo Stato americano è entrato in quella fase, è passato il momento difficile, ha rivenduto le azioni a banca risanata e ha guadagnato anche tanti soldi. Nazionalizzare significa tenere per sempre, invece fare supplenza a un capitale privato che non si trova,
Quindi una nazionalizzazione a tempo del Monte dei Paschi di Siena sarebbe un anche intervento a tempo dello Stato come azionista, se non ci sono altre strade, se non ci sono altre strade, e quella è l'unica soluzione possibile, non lo vedo male, perché... Allora, ingegnere, le faccio vedere il punto adesso di Paolo Pagliaro, no? Perché si dice sempre che l'economia va bene se l'edilizia va bene, ma l'industria delle costruzioni in questo momento, anche lei immagino che lo sappia molto bene, sta andando male. Sentiamo Paolo Pagliaro. Il più famoso fu Aldo Fabrizi, alias Romolo Catenacci, ricco palazzinaro rude, disonesto e senza scrupoli, reso immortale da Ettore Scola nel film C'eravamo tanto amati. Ma prima c'era stato Alberto Sordi, il piccolo costruttore che nel 58, interpretando il marito, spiegava che sarebbe diventato ricco intascando le ritenute e non versando i contributi. O Vittorio Gassman, che nel Sorpasso fantasticava di lottizzazioni edilizie sulla Luna. Dal neorealismo alla commedia all'italiana e giù fino a Celentano, in un paese che si stava trasferendo dalle campagne alle città e dunque sempre più asfaltato e cementizio, la reputazione dei costruttori è stata messa a durissima prova. Sorte diversa toccò ai costruttori di automobili o ai perforatori di pozzi petroliferi, accreditati invece di charme democratico, forse anche perché più veloci nel capire l'importanza della stampa amica. Ma va pur detto che per guadagnarsi questa reputazione poco brillante, i costruttori hanno potuto contare sull'appoggio incondizionato della classe politica. Col risultato che negli ultimi 50 anni l'Italia ha registrato una conversione urbana media del suolo di quasi 90 ettari al giorno e una urbanizzazione lineare della costa, in particolare di quella adriatica, di quasi 10 km l'anno. L'Università dell'Aquila ha calcolato che oggi non è più possibile tracciare in Italia un cerchio del diametro di 10 km senza intercettare un insediamento urbano. La questione è diventata talmente drammatica che in questi giorni il governo ha deciso di varare una legge che blocca il consumo di suolo e incentiva il recupero o la ristrutturazione di ciò che è già stato edificato. Potrebbe essere un'occasione per rianimare l'industria delle costruzioni, che dall'inizio della crisi ha dovuto contabilizzare 12.000 fallimenti e 690.000 posti di lavoro in meno. I palazzinari visti al cinema stanno scomparendo e i loro eredi dovranno inventarsi un mestiere diverso. Ingegnere Caltagirone, lei è d'accordo sul fatto che in Italia si sia costruito troppo? Allora, in Italia si è costruito in due maniere diverse. C'è un'edilizia legale e un'edilizia abusiva. Io intanto, qualunque cosa non è legale, sono contrario perché non è legale. C'è stati molto deboli nel reprimere l'edilizia abusiva e forse è stato troppo severi con quella legale, nel senso che per prendere un permesso a Roma una convenzione urbanistica per arrivare dal momento della presentazione a compimento, il record che noi abbiamo avuto è 18 anni. Noi quando facciamo un progetto e arriva il permesso, il progetto è vecchio. E obiettivamente servono centinaia di permessi, mentre qualcuno di notte si fa una casa e nessuno la demolisce. Non succede niente. Questo ci dobbiamo chiedere due cose. Qual è il motivo per cui è nato l'abusivismo in Italia? L'abusivismo in Italia è nato anche, e non solo, perché in città dove servivano 30.000 nuove case all'anno, davano le licenze per 15.000 case. E allora la gente o andava sotto i ponti o si faceva la casa abusiva, era in uno stato di necessità. C'è una grande responsabilità politica e lo Stato deve governare i fenomeni, non ostacolarli. L'urbanesimo in Italia c'è stato e la gente doveva trovare la casa, ma doveva trovarla legalmente. Ingegnere, l'IMU, parliamo dell'IMU sulla prima casa. Cosa bisogna fare? Cosa deve fare la politica secondo lei? Deve eliminarla come chiede il PDL o rimodularla come chiede il PD? Allora, premesso che l'IMU è un'imposta sacrosanta e c'è sempre stata e c'è in tutti i paesi, il problema è se tassare le prime case non di lusso, di questo stiamo parlando.
Le prime case non di lusso sono state esentate per motivi sociali, chiaramente. In un paese di cicale, chi ha risparmiato tutta la vita e al posto di andare al cinema o ha fatto dei sacrifici e si è comprata la casa e ha pagato un mutuo di 20 anni o lo sta ancora pagando, sicuramente deve essere esentato. Sicuramente, se si può, bisognerebbe agevolarlo. Se lo Stato non può e c'ha un'emergenza, le ho detto prima, per lo Stato si può, per il benessere del proprio paese si può anche morire, deve essere un'imposta a termine. Bisogna spiegare alla gente, l'Italia per 3 anni ha bisogno di che tu fai un sacrificio, facciamolo tutto e lo fai pure te, però, per equità. Noi stiamo facendo tutto questo per pagare il debito pubblico e garantire le rendite ai detentori di buoni del tesoro, che prendono dei tassi fantastici, assolutamente diversi dal resto dell'Europa, perché esiste il famoso spread. Queste persone sono le uniche che non hanno pagato un prezzo e noi tutti paghiamo il prezzo per loro. Non si può, chi ha risparmiato e investito nella casa come in un'azienda, come in qualunque altra cosa, penalizzare tutti per garantire la rendita finanziaria. Questo è stato il grande errore del governo precedente. A proposito del Partito Democratico, lei pensa che il futuro si chiami Renzi? A proposito di rendite finanziarie, dovrebbero essere tassate di più? Hanno un'agevolazione, le rendite finanziarie dei titoli di Stato? Sì, hanno il 12,5% e tutte le altre il 20%. E io trovo che è un'ingiusta, perché hanno già dei tassi molto alti. Chiarissimo. Renzi, mi dica di Renzi, se il futuro si chiama Renzi per il PD e il centrosinistra. Ma sa, in Italia oggi si parla del nuovo. Io non sono convinto che le cose, perché sono nuove, sono giuste, perché le cose possono essere giuste se sono nuove o vecchie. La verità è che il vecchio aveva perso il contatto con la gente. Chi è Renzi? Renzi ce l'ha? Renzi è qualcuno che sa sentire la gente, sa interpretarla e sa proporre non una cosa nuova, una cosa giusta in questo momento, mentre il resto dei partiti, le lotte tra loro, le situazioni ideologiche, le rendite politiche di posizione ne hanno impedito la trasformazione. I partiti non si sono trasformati, Renzi è il nuovo e non è buono perché è nuovo, è buono perché capisce la società attuale. Quindi insomma le piace. Adesso andiamo in pubblicità, perché poi dopo invece vorrei sapere dall'ingegner Caltagirone cosa pensa di Grillo e se gli piace Grillo e se pensa che possa fare qualcosa per il nostro paese. Pubblicità. Ingegner Caltagirone, come può Beppe Grillo dare una mano per risolvere i problemi del paese, secondo lei? Beppe Grillo o il movimento? Allora, Beppe Grillo, intanto nel paese c'è stata una protesta, c'è uno scontento perché c'è questa crisi economica, perché cambiano le abitudini e perché lo Stato non regala più soldi a nessuno, non regala assunzioni, non regala pensioni, e anche la gente si era abituata ad avere i regali, e quelli che avevano i regali oggi sono scontenti perché non è più possibile avere regali, non c'è regali per nessuno. Grillo, la protesta si è incanalata democraticamente, è parlamentare, è una cosa buona, è una cosa buona. Grillo dice tante cose, in molte cose che dice mi riconosco. Per esempio i suoi dubbi sull'euro, ne abbiamo parlato prima, e per esempio la voglia che ci sia una politica meno interessata ai propri fatti personali e più a quelli del paese. Detto questo, qual è il timore in queste situazioni? Noi stiamo vivendo un'epoca che è molto vicina a quella dell'inizio del Novecento, quando c'era anarchia e nichilismo che avanzavano. Oggi c'è tanta gente che piccona e demolisce, non dicendo come si ricostruisce. Io se demolisco, vengo da una famiglia di costruttori, mi faccio fare l'esempio, se si demolisce un palazzo insieme alla licenza
di demolizione si chiede quella di costruzione, perché ci si dice, io vedo solo licenze di demolizione per il momento. E anche Grillo non ha la licenza della ricostruzione. Non c'è la parte ancora costruttiva. Mm. E poi vedo il nichilismo, appunto, il portare a niente, a zerare. E il confine tra democrazia e anarchia, c'è un confine netto. Molte volte vedo in questi movimenti una matrice anarcoide. Detto questo, il movimento ingloba talmente tante tendenze che è difficile dare un giudizio. E quindi bisognerà aspettare. Aspettiamo. Ingegnere, lei è un sostenitore storico della cosiddetta area centrista, no? Che è uscita piuttosto malconcia dalle ultime elezioni politiche. Lei pensa che Pier Ferdinando Casini, che ricordo al pubblico è anche il suo genero perché ha sposato sua figlia, dovrebbe provare a ricostruire questa area centrista o dovrebbe tornare ad allearsi con il centrodestra? Cosa dovrebbe fare Casini da grande? Allora, quello che deve fare Casini bisogna chiederlo a Casini e non a me. Io ci tengo molto ai ruoli diversi. Ricordo che quando Casini è entrato nella mia famiglia, se così posso dire, era praticamente presidente della Camera e io ero uno dei 10 industriali, l'ha parlato prima, in classifica più importanti. Ognuno ha fatto la sua storia per conto suo e rispetto le sue idee, e lui, non voglio interferire nella sua politica e lui non ha mai interferito nella mia attività economica. Detto questo, cosa gli consiglierebbe o cosa le piacerebbe che facesse? Io credo che destra, sinistra, centro sono abbastanza superati. Le ho detto prima che vedo bisogna tornare alla concordia e bisogna tornare a concentrarsi. Vede, due schieramenti separati sono condizionati dalle ali estreme, e quindi è un paese in cui chi vince viene condizionato dalle ali estreme. Un raggruppamento che va verso il centro invece viene media questa situazione e rende possibile quella concordia che io vedo. Io sono per il superamento. Vede? Quindi Casini dovrebbe concentrarsi a ricostruire quest'area centrista o no? Beh, non so se lui... Io non voglio parlare di Casini. Non vuole parlare, no, ho capito, non vuole parlare di Casini. Va bene, allora Casini sarà invitato prossimamente qui da noi. Chiederò a lui. Ingegnere, la Corte di Cassazione ha cominciato oggi a discutere della sentenza sul lodo Mondadori che ha condannato Berlusconi a risarcire Carlo De Benedetti con 564 milioni di euro. Secondo lei il declino del Cavaliere a questo punto è inesorabile? Non lo so, la condanna in appello, confermata in appello, in Cassazione ancora non è uscita la sentenza. No, hanno cominciato oggi a discutere. Guardi, questo non lo so. Stiamo parlando adesso del lodo Mondadori, no? Però Berlusconi, siccome sono talmente tanti i procedimenti, no? Dopo la condanna a Ruby, che nel processo Ruby, si sta aspettando entro la fine dell'anno la Cassazione per il frode fiscale. Io ho grande rispetto per lo Stato. Quindi ho grande rispetto per un organo fondamentale dello Stato come la magistratura e non voglio pensare e neanche mettere in conto che le sentenze possono essere influenzate. Quindi gli daranno ragione se ha ragione e gli daranno torto se ha torto in Cassazione. E questo è un problema suo, tecnico, io non faccio l'avvocato, non voglio pensare che le sentenze possono essere influenzate. Perché io credo in questo Stato. Ma lei pensa che il tempo di Silvio Berlusconi sia finito nella politica, almeno? Io penso che Berlusconi non è più giovanissimo e quindi sicuramente l'orizzonte temporale di fronte non sarà, per motivi fisiologici, grandissimo. In questo momento, finché regge questa legislatura, ha una posizione che è quella che ha,
Non sarebbe meglio se facesse per la Concordia, che lei ha citato tante volte, non sarebbe meglio se Berlusconi facesse un passo indietro, secondo lei? Sicuramente l'Italia è divisa sul pro Berlusconi e contro Berlusconi. Sicuramente è stato un elemento di discussione che è andato oltre il normale dibattito. Ne dobbiamo prendere atto ed è sotto gli occhi di tutto. Quello che dovrebbe fare non lo so, non do consigli a nessuno. Siamo praticamente in chiusura, ingegnere. È vero che lei colleziona monete antiche al punto da essere, credo, il secondo collezionista più importante al mondo? Beh, no, questo è il secondo collezionista più importante al mondo? No, colleziono monete antiche e le monete antiche mi hanno dato sempre delle emozioni. E non si vive solo di lavoro, ma c'è bisogno di emozioni e la moneta ha due caratteristiche: è un documento storico, io studio storia a tempo perso, ed è un oggetto artistico, e guardando una moneta si possono vedere tante cose. Per esempio, nel momento la lotta che c'è stata negli ultimi 2000 anni, ma anche prima, è la lotta tra la ragione da una parte e dall'altra la religione o l'ideologia. Tutte le volte che c'è un momento in cui prevale la ragione, i ritratti delle monete sono ritratti reali. Quando non prevale la ragione, i ritratti sono stilizzati. Tutti i momenti in cui c'è il ritratto reale è un momento di espansione nella storia per quel paese. Tutti i momenti in cui il ritratto è stilizzato è decadenza. È un elemento che desume delle monete, per esempio, ma come ne desume tantissimi altri. Molto interessante, non ci avevo mai pensato. Ingegnere, mi è venuto in mente adesso, non c'entra niente con le monete, ma se lei dovesse dare un consiglio a un giovane che vuole fare impresa oggi in questa situazione di crisi, la cosa più importante che deve, o la qualità più importante che deve avere? Allora, intanto gli darei il consiglio di fare qualcosa, perché il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato non lo vedo rialzarsi, anzi lo vedo diminuire, e quindi è bene rimboccarsi le maniche e fare altri lavori che non il dipendente, che un tempo sembrava che non fosse, non fosse un bel posto, un posto fisso. Oggi che mancano c'è tanto desiderio di quei posti, perché qualche volta erano comodi. Allora, che cosa consiglierei a un giovane? Di trovare prodotti di cui c'è necessità. Non bisogna creare la necessità nella gente, ma bisogna produrre un bene che serve, e gli direi: concentrati, sforzati, studia, ma non fare un lavoro che ha bisogno di un'alta concentrazione di capitali, perché vedo i patrimoni, come dico, a rischio forte in questo paese. Quindi per esempio, fare lavori in cui, per esempio, un esempio? A questo non glielo so di tante cose, anche lavori professionali, associazioni professionali, tutta l'elettronica. Chiarissimo. L'ultima domanda, perché la mia redazione se no mi sgrida tantissimo, una redazione di tifosi, di calcio, le voglio chiedere se è mai stato tentato di acquistare la squadra di calcio della Roma. Beh, me l'hanno chiesto tanto e da tanti anni. Le posso rispondere con una battuta. La battuta è: esistono tre modi di perdere il proprio patrimonio. Il più piacevole è con le donne, il più rapido è col gioco, il più sicuro è con una squadra di calcio. Beh, quindi mi dispiace per tutti quelli che speravano in un suo sì, ma
È stato chiarissimo. Grazie, grazie Ingegner Caltagirone per aver accettato il nostro invito e per aver fatto con noi questa bella intervista. Grazie spettatrici e spettatori. E io vi lascio a servizio pubblico. Il titolo di questa puntata di stasera è L'età dell'innocenza e si tornerà a parlare del processo Ruby. Non perdetevi questa puntata. Arrivederci, noi ci vediamo come sempre domani.